Hideo Suzuki, un assistente mangaka, sta disegnando con i suoi colleghi in ufficio, ascoltando il notiziario. Una giornalista sta descrivendo un incidente in cui un cane ha morso gravemente una donna di 45 anni. La polizia non è riuscita a capire cosa sia successo esattamente perché la donna ha iniziato a dire sciocchezze dopo l'incidente. La prossima notizia parla di un uomo di 35 anni che è stato arrestato a causa degli atti osceni. Mitani, un collega, prende in giro Suzuki e gli altri mangaka. Suzuki spiega che il manga è il picco della cultura giapponese ed è onorato essere un assistente mangaka. Di notte Suzuki arriva a casa. Nel suo appartamento guarda la TV con Teko, la sua fidanzata aggressiva, mentre disegna. Suzuki cerca ispirazione per il suo prossimo fumetto, così prende un fucile dal suo armadio e guarda se stesso allo specchio. Al mattino, tutti sono malati e tossiscono nell'ufficio dell'editore, dove Suzuki sta mostrando il suo nuovo fumetto manga su un ragazzo macho che protegge la sua ragazza con un fucile. All'editore non piace il fumetto e dice a Suzuki di impegnarsi meglio in futuro. Poi, un altro mangaka, Sensei, vede Suzuki e lo saluta. Più tardi nel suo appartamento, Suzuki sta combattendo con Teko che vuole vendere il fucile in modo che possano usare i soldi per pagare l'affitto. Vuole anche vendere il suo premio insieme ai suoi libri manga. Teko è stufa dei fallimenti di Suzuki e dei suoi sogni realizzati del diventare un mangaka di successo. Così, in un impeto di rabbia, rompe con lui e lo caccia dall'appartamento. Suzuki quindi va al parco con il suo fucile e inizia a guardare il fumetto di Sensei. Seduto accanto a lui c'è un senza tetto che trema e sembra che stia soffrendo, ma Suzuki non presta attenzione. La mattina dopo, Suzuki è nel suo ufficio con i suoi colleghi, disegnando e guardando di nuovo il notiziario. Parlano della nuova infezione che ha già ucciso 4 persone. La collega di Suzuki sta sudando e non si sente bene. Se ne va mentre Mitani spiega agli altri che ha preso il virus da Sensei. Mitani afferma che la ragazza ha lo stesso segno di morso sul collo come Sensei, quindi deduce che dormano insieme. Il loro capo entra nella stanza e il collo ha un cerotto che copre il segno del morso. Sono confusi e le chiedono della scadenza, ma non si accorgono dei suoi occhi sanguinanti. Più tardi tutti dormono in ufficio quando il telefono di Suzuki squilla improvvisamente. È Teko che si scusa per la scorsa notte e vuole fare pace. Mentre parlano al telefono, gli elicotteri passano sopra la città, ma Suzuki è troppo concentrato su Teko e non ci dà attenzione. Va nell'appartamento di Teko, portando il suo spuntino preferito e la supplica di aprire la porta. Non ricevendo risposta, prova a chiamarla al telefono. Suzuki guarda attraverso la fessura della porta e vede Teko sdraiata sul letto. All'improvviso si alza, facendo movimenti strani e cadendo sul pavimento. Sta avendo un attacco epilettico mentre il corpo si muove in modo innaturale, come un demone durante un esorcismo. Quando si avvicina alla porta, Suzuki vede il suo viso deformato. Zombie Teko attacca Suzuki e gli morde la mano. Mentre cerca di scappare, la pugnala accidentalmente alla testa e lascia l'appartamento. Mentre attraversa il ponte, nota una donna con un braccio sanguinante e poi decine di aerei che volano sopra la città. Quando torna in ufficio, Suzuki vede Mitani in piedi accanto alla TV. Suzuki pensa che anche lui sia uno zombie, ma poi lo vede con in mano una mazza da baseball insanguinata, quindi tranquillamente entra nell'ufficio dove il resto dei suoi colleghi sono zombie morti e Mitani è l'unico sopravvissuto. Dice a Suzuki che l'unico modo per uccidere gli zombie è distruggere il loro cervello e che quelli che vengono morsi sono infetti. Ma si scopre che anche Mitani è stato morso e quando inizia a trasformarsi in uno zombie si uccide. Arriva un altro collega infetto e Suzuki rapidamente lascia l'ufficio. Nelle strade, metà della gente non è nemmeno consapevole di quello che sta succedendo. Nel giro di pochi minuti, le persone iniziano a rendersi conto che ci sono degli zombie in giro. Suzuki si avvicina disperatamente a un poliziotto, ma anche questo si rivela uno zombie e inizia a inseguirlo. Suzuki sta scappando il più velocemente possibile quando, all'improvviso, si imbatte in una folla di persone che corrono nella sua direzione. Le auto si scontrano, gli edifici della città bruciano e le persone vengono investite dalle ambulanze. In tutto quel casino, Suzuki nota un tassista che sta dormendo nel taxi ed è completamente all'oscuro dell'apocalisse zombie. Prima di entrare all'interno, Hiromi, una studentessa di scuola superiore, si avvicina a lui. Anche lei vuole salire sul taxi, ma uno zombie con il telefono li attacca. Suzuki prende il fucile e mira lo zombie, ma in realtà è solo la sua immaginazione. Allo stesso tempo, un uomo in giacca e cravatta vuole salire sul taxi con loro. Iniziano a sbattere sui finestrini dell'auto e fortunatamente riescono a salire sul taxi, urlando all'autista di portarli fuori città. Sulla TV del taxi le notizie riportano gli attacchi come rivolte. Mentre stanno guardando, l'uomo vestito elegante istruisce qualcuno a sparare a tutti, anche il primo ministro se necessario. Quando riaggancia, inizia a lamentarsi dei poveri e improvvisamente rivela un morso sul braccio. I suoi vasi sanguigni diventano rapidamente neri. Si sta trasformando in uno zombie mentre chiede un fazzoletto. Il tassista gli dà un fazzoletto. L'uomo zombie poi lo morde. Il conducente apre la portiera dell'auto e Suzuki riesce a spingere fuori lo zombie. Tutti tirano un sospiro di sollievo anche quando le vene del tassista iniziano a diventare nere. Inizia a raccontare loro come sia stato un ottimo autista taxi per 30 anni senza incidenti stradali. Poi si arrabbia per questo e inizia a guidare come un pazzo.
Hiromi salta sul sedile posteriore perché il tassista inizia ad attaccarli. Suzuki e Hiromi mettono le cinture di sicurezza perché l'auto sta andando ad alta velocità. Si schiantano contro un'altra macchina. Quando Suzuki si sveglia, l'auto è capovolta ma Hiromi è viva. Quando lasciano l'auto, vedono come l'intera strada è bloccata a causa di un incidente di massa. Tutte le auto sono vuote e non c'è nessuno, quindi Suzuki e Hiromi si siedono sul marciapiede e iniziano a navigare su internet per scoprire cosa sta succedendo. Leggono che il nome del virus è ZQN. Leggono anche una teoria secondo cui il virus morirà se si scala il Monte Fuji, ma la batteria del telefono si scarica. Arriva la notte e trovano una casa abbandonata in cui dormire. Mentre stanno mangiando il pane e il melone che Suzuki ha comprato per Teko, iniziano a parlare del fucile. Dice Hiromi che non l'ha usato perché tirare fuori un fucile in pubblico è contro la legge. Lo vede più come un'aura di protezione. Hiromi poi dice che anche lei ha un'aura di protezione, le sue cuffie. Iniziano ad ascoltare musica e lei dice a Suzuki che si sente al sicuro con lui. Quando si svegliano la mattina dopo, Suzuki la fissa mentre dorme e le piace anche se è minorenne. Tuttavia nota un segno di morso sul suo collo e tira fuori il suo fucile per proteggersi. Hiromi spiega poi come è stata morsa dal bambino del suo vicino 2 giorni fa, quindi probabilmente infetta. Hiromi chiede a Suzuki di ucciderla, ma l'uomo rifiuta e dice che anche lui è stato morso. Prende il fucile e giura di proteggerla fino a quando non raggiunge il Monte Fuji, sperando di uccidere il virus. Iniziano la loro spaventosa avventura e attraversano la foresta quando Hiromi inizia a sentirsi male. Chiede a Suzuki di abbandonarla perché non vuole mangiarlo. Come regalo da Dio, gli dà le cuffie e lo prega di andarsene mentre lei inizia a trasformarsi. Suzuki inizia a correre attraverso la foresta e si avvicina a un uomo che nota da lontano. Ma l'uomo è solo un altro zombie. Lo zombie attacca Suzuki, ma Hiromi arriva dal nulla, uccide lo zombie e salva Suzuki. Inizia a estrarre le parti del corpo dello zombie, ma non fa male a Suzuki. Invece, lo aiuta ad alzarsi. Più tardi vediamo Suzuki e Hiromi seduti vicino a un parcheggio e l'uomo alla ricerca del cibo in scatola. Hiromi non parla perché è un mezzo zombie, ma non è una minaccia per Suzuki, quindi continuano insieme il loro viaggio verso il Monte Fuji. Passano alcuni giorni e Suzuki sta portando Hiromi sulla schiena quando trova un carrello della spesa sulla strada. Non trova cibo, quindi mette Hiromi nel carrello e inizia a camminare verso il Fuji Outlet Park. Quando arrivano l'intera zona è vuota. In uno dei punti vendita prova una giacca ma il gestore del negozio zombie lo attacca. Hiromi sta dormendo quindi non può salvarlo, ma un'altra donna con una maschera, Tsugumi, uccide lo zombie con un'ascia. Guarda Hiromi addormentata e arrivano altre persone mascherate. Altri zombie appaiono e tutti iniziano a correre verso un posto sicuro. I sopravvissuti hanno costruito una zona sicura sul tetto dell'outlet. A Suzuki Hiromi viene permesso a salire lì e non dice nessuno che è mezza zombie. La zona sicura è ben fornita, quindi hanno tutto, dal cibo agli orologi Rolex. Tsugumi chiede se Hiromi è sua sorella e lui spiega che si sono incontrati mentre scappavano dagli zombie. Tsugumi pensa che lui sia una brava persona. Al mattino Hiromi guarda Suzuki e le chiede se lei lo capisce. Lei sorride e poi Suzuki le racconta una poesia. Sembra che Hiromi stia migliorando. Più tardi Suzuki sta osservando gli zombie e vede uno di loro correre, saltare molto in alto e sbattere la testa a terra. Un vecchio, Abe, spiega che gli zombie stanno facendo quello che hanno fatto regolarmente in passato e dice che ogni zombie è diverso. Successivamente Suzuki va a un incontro con il resto dei sopravvissuti. Hanno in programma di arrivare al deposito del cibo sottoterra. L'unica cosa che chiedono a Suzuki è dar loro il fucile. Lui rifiuta perché è contro la legge, ma il leader, Yura, dice che ormai non ci sono leggi. Poi Yura minaccia di uccidere Hiromi se non ottiene il fucile. Nel frattempo alcuni dei sopravvissuti stanno cercando di prendere Hiromi, mentre Tsugumi cerca di fermarli. Suzuki sospetta qualcosa, lascia l'incontro in fretta e trova Hiromi catturata. Minaccia di sparare a Yura se non lasciano andare Hiromi. Il leader punta l'arma verso Hiromi. Ma lei non ce la fa più a resistere, quindi lancia i due ragazzi lontano e rivela di essere infetta. Il leader quindi le spara in testa e Hiromi cade a terra. Prendono il fucile di Suzuki mentre piange per la morte della ragazza. Iniziano a prendere a calci e pugni Suzuki mentre lui implora perdono. Presto iniziano a combattere per avere il privilegio di ucciderlo. Yura viene cacciato dal gruppo per il suo istinto omicida. Lasciano Suzuki vivo e lui trova Tsugumi davanti alla tenda di Hiromi. Con l'aiuto di Abe ha nascosto Hiromi che è ancora viva. Tsugumi spiega a Suzuki che Hiromi non è come gli altri zombie perché ha ancora il battito. Suzuki è triste perché non è riuscito a uccidere Yura che ha rubato il suo fucile. Pensa di essere un codardo e un perdente, ma Tsugumi gli dice che è solo una brava persona. Suzuki poi chiede a Tsugumi di prendersi cura della ragazza perché deve andare al deposito del cibo con gli altri. Più tardi alcuni sopravvissuti stanno colpendo padelle per attirare l'attenzione degli zombie, mentre gli altri si stanno dirigendo verso il deposito del cibo dall'altra parte dell'edificio. Quando arrivano sotto l'edificio, qualcuno accende le luci. Trovano il deposito, ma qualcuno li sta guardando attraverso la telecamera di sicurezza. Mentre stanno imballando il cibo, il misterioso osservatore accende la musica negli altoparlanti e presto uno zombie attacca uno dei sopravvissuti.
Sparano sia alla vittima sia allo zombie, ma scoprono che il parcheggio è pieno di altri zombie. A causa di cattive tattiche e l'egoismo dei sopravvissuti, la maggior parte viene mangiata. Il responsabile che ha causato tutto questo non è altro che Yura, che ha acceso la musica di proposito per attirare gli zombie. Si scopre che ha in mente di prendere l'unica macchina nel parcheggio. In quel caos, Suzuki si nasconde in un armadietto. Allo stesso tempo, lo zombie che può saltare in alto si prepara per un altro salto. Corre molto velocemente e salta più in alto che può, atterrando su una tenda. Una donna nota lo zombie. Lo zombie la mangia e attacca istantaneamente un'altra donna, schiacciandole la testa a mani nude. Yura inserisce una passkey, permettendo a più zombie di entrare all'interno. Suzuki si nasconde quando sente da un walkie-talkie che uno zombie ha ucciso quasi tutti sul tetto. Tsugumi è spaventata a morte sul tetto dove si nasconde con Hiromi, quindi chiede disperatamente aiuto sul walkie-talkie. Suzuki si nasconde ancora nell'armadietto. La sua paura e la sua immaginazione stanno avendo la meglio su di lui, così decide di rimanere nell'armadietto, ma sente Tsugumi piangere sul walkie-talkie, ricordandogli Hiromi. Sa che deve superare la sua paura, così inizia a urlare ed esce dall'armadietto. Suzuki viene immediatamente attaccato da uno zombie che lo morde. Ma per fortuna indossa 10 Rolex al polso e lo zombie non lo infetta. Suzuki prende quindi il walkie-talkie e dice a Tsugumi che sta arrivando. Ma i due decidono di incontrarsi al parcheggio e prendere una delle auto. Mentre Suzuki sta combattendo gli zombie, Tsugumi sta portando Hiromi sulla schiena andando verso il parcheggio. Quando lei arriva, trova Yura che vuole fare l'amore con lei. Ma anche Yura si trasforma rapidamente in uno zombie. Tsugumi inizia a correre con Hiromi sulla schiena, ma per fortuna Suzuki arriva e li salva. Ha trovato il fucile e spara in testa a Yura. Poco dopo un gruppo di zombie inseguono Abe. I sopravvissuti vengono circondati da zombie e nessuno sa cosa fare. Ma Hiromi inizia a parlare per la prima volta, dicendo a Suzuki come si sente protetta quando è con lui. Ritrovando motivazione inizia a sparare agli zombie. Alla fine, solo Suzuki, Hiromi e Tsugumi sopravvivono. Riescono a uccidere tutti gli zombie tranne l'atleta zombie che è saltato sul tetto. C'è solo un proiettile rimasto e Suzuki riesce a sparare allo zombie in testa. Dal momento che la testa dello zombie è già schiacciata, non viene ucciso dal proiettile. Ma l'eroe non si arrende e quindi usa il fucile come una mazza e questa volta distrugge la testa dello zombie. I tre lasciano l'area circondati da un fiume di zombie morti. In macchina Tsugumi accende una sigaretta mentre Suzuki si chiede se si trasformerà in uno zombie. Dopo tutto questo, ancora non pensa di essere un eroe. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.